La storia si apre con un misterioso uomo a cavallo che si avvicina a una piccola città western a mezzogiorno. Indossa un cappello da cowboy e un cappotto polveroso. Mentre attraversa la città, la gente si ferma a guardarlo. Una persona fa schioccare una frusta, attirando brevemente l'attenzione dello straniero. L'uomo lascia poi il cavallo in una stalla e si dirige verso il saloon. Sulla veranda, tre uomini armati lo osservano da vicino. L'uomo scambia uno sguardo con uno di loro prima di entrare. Nel saloon, l'uomo misterioso ordina un drink lontano dalla gente del posto. I tre uomini armati della veranda lo circondano, sfidandolo sulla sua velocità. Tutti aspettano la sua risposta. Afferrando una bottiglia di whisky, l'uomo spaventa la folla e avverte di essere più veloce di quanto possano immaginare. Si reca quindi dal barbiere per farsi radere e lavare, mettendo da parte il cappotto e la pistola. Mentre il barbiere inizia, entrano i tre uomini che lo deridono. Ignorandoli, li sorprende quando Borders fa girare la sua sedia, sparando rapidamente a Borders e agli altri due con una pistola nascosta. Dopo la sparatoria, l'uomo pulisce la crema da barba e lascia il negozio di barbiere, accolto all'esterno dagli abitanti sconvolti della città. Mordecai, un nano, gli offre un sigaro. Quando gli viene chiesto il suo nome, l'uomo dice di non averlo mai detto. Camminando verso la stalla, Cully e Travers lo urta, strappandosi la manica e rimproverandolo. Lui risponde con freddezza, insinuando che lei volesse conoscerlo. Nonostante i continui insulti, lui tenta di andarsene, ma lei insiste. Lui ricambia criticando le sue maniere. Dopo che lei gli ha fatto cadere il sigaro e lo ha insultato di nuovo, lui reagisce con rabbia e la porta nella stalla dove la aggredisce. Dopo la sparatoria, lo straniero torna sulla strada principale, ora ripulita dai cittadini che lo osservano in silenzio. Si reca in un albergo, chiede una stanza al proprietario senza firmare il registro e chiude la porta prima di bere whisky e addormentarsi. Sogna un uomo insanguinato, un uomo di legge, che viene frustato da assalitori invisibili mentre i cittadini guardano senza intervenire. L'uomo picchiato li maledice prima che lo straniero si svegli dall'incubo. Il giorno dopo, lo straniero si reca dal barbiere per un bagno, rendendo il barbiere nervoso. Mentre è nella vasca, lo sceriffo Sam Shaw viene a parlare, dicendo che non ci saranno problemi per aver ucciso Borders. Cully e Travers, che lo straniero aveva aggredito, entra con una pistola e gli spara, ma lui evita di essere colpito andando sott'acqua. Sam le prende la pistola e le dice di andarsene, chiedendo a Mordecai di dire allo straniero di restare in città. Dopo che se ne sono andati, lo straniero, perplesso per la reazione ritardata di Cully all'aggressione, si fa vivo. Mordecai suggerisce che la sua reazione potrebbe essere dovuta al fatto che lo straniero non è tornato da lei. I leader della città si riuniscono nell'ufficio minerario, preoccupati perché tre uomini pericolosi sono stati rilasciati dalla prigione e hanno minacciato di distruggere la città. Poiché lo straniero ha ucciso i loro difensori, stanno valutando la possibilità di assumerlo, nonostante alcune obiezioni. La riunione viene interrotta dallo sceriffo che fa entrare Cully, sconvolta dall'aggressione dello straniero. Il suo partner, Morgan Allen, cerca di calmarla, ma lei contesta pubblicamente la risposta della città alla sua aggressione e critica il coraggio degli uomini. Sam cerca di convincere lo straniero a proteggere la città da tre uomini che vogliono vendicarsi della loro prigionia e dei presunti maltrattamenti subiti. Spiega la loro storia di violenza e furto, ma lo straniero inizialmente rifiuta, suggerendo a Sam di occuparsene. Quando Sam esprime la sua incapacità, citando la brutale morte del precedente sceriffo, offre disperatamente allo straniero tutto ciò che vuole per assumere il lavoro. Accettando di aiutare, lo straniero viene informato dal sindaco e da Sam nel negozio generale che ha libero accesso alla città, compresa la scelta di qualsiasi ricompensa desideri. Prende alcuni sigari, regala caramelle ai bambini e coperte a un anziano, mettendo in mostra la sua nuova autorità. Lo straniero prende oggetti dai negozi di stivali e di pelle senza pagare, perché Sam dichiara che non ci sono spese. Gli abitanti della città trasportano la sua merce e lo seguono al saloon, dove offre a tutti un giro. Dopo un reclamo da parte del gestore del saloon, lo straniero nomina Mordecai sia sceriffo che sindaco, divertendo gli astanti. Mordecai sceglie con entusiasmo un revolver dall'armaiolo, dicendo di aver bisogno di una pistola come sceriffo. Lo straniero dichiara i cittadini volontari per la difesa, li equipaggia con i fucili dell'armaiolo e ordina loro di prepararsi alle esercitazioni. Usciti di prigione, Stacy Bridges e i fratelli Carlin scoprono che i loro cavalli sono spariti e giurano di far sì che i responsabili si ricordino di loro. A lago, i cittadini, sotto la direzione dello straniero, si esercitano a sparare dai tetti, ma non riescono a colpire i bersagli. Ross affronta lo straniero sull'uso dei suoi carri per il tiro al bersaglio, ma lo straniero lo minaccia freddamente e poi spara lui stesso ai bersagli. Egli consiglia di continuare a esercitarsi per la difesa della città, sottolineando la gravità della situazione nonostante l'ottimismo di Sam. Lo straniero pianifica un grande evento, istruendo la gente del posto a usare i materiali per i tavoli da picnic e chiedendo ai cittadini forniture come birra, whisky, lenzuola, un manzo alla brace e vernice rossa. Quando il proprietario dell'hotel protesta per le sue richieste, lo straniero gli dice con disprezzo di sfrattare i suoi ospiti. Nel frattempo, il vendicativo Bridges e i Carlin uccidono tre uomini per i loro cavalli e le loro attrezzature, accelerando il loro ritorno. Nell'ufficio della miniera ci sono dubbi sull'assunzione dello straniero,
alcuni ritengono che le sue tattiche non convenzionali stiano causando delle divisioni. Nonostante il timore di una punizione per un crimine passato di cui sono tutti responsabili, decidono di attenersi al piano per il momento, rivelando un oscuro segreto sul loro coinvolgimento nella morte dello sceriffo della città. Gli ospiti sono costretti a lasciare l'hotel a causa delle richieste dello straniero, provocando il malcontento dei dirigenti della città. Lo straniero non si lascia turbare dalle lamentele e chiede una cena sontuosa. Durante un confronto, Mordecai ricorda di aver assistito alla brutale punizione dello sceriffo della città da parte di Bridges e dei Carlins, con i cittadini che osservavano passivamente, tranne che per il fallito intervento di Sara. Altrove, i vendicativi Bridges e i Carlins devono affrontare un contrattempo quando uno dei loro cavalli viene ferito. Decidono di proseguire insieme nonostante il ritardo, sottolineando il loro desiderio di vendetta nei confronti di Lago. Nel frattempo, Mordecai, in stato di ebbrezza, viene affrontato e messo al tappeto da Allen e Ross durante un incontro notturno, sottolineando la situazione tesa e precaria della città mentre osservano la stanza d'albergo dello straniero diventare buia. In chiesa, c'è tensione quando Belding si lamenta del fatto che il suo albergo viene usato per attività immorali, provocando un'accesa discussione con Sam. Il predicatore interviene sottolineando la discordia che lo straniero ha portato a Lago, paragonandola all'opera del diavolo. Nel frattempo, lo straniero sfugge a un'imboscata nella sua stanza d'albergo. Mentre si nasconde su una sporgenza, Callie esce poco prima che Morgan Allen, Jake Ross e i loro uomini facciano irruzione, attaccando quello che pensano sia lo straniero a letto. Lo straniero contrattacca lanciando dinamite nella stanza, provocando un'esplosione che permette solo ad alcuni degli assalitori di fuggire. Dopo l'imboscata, lo straniero abbatte due aggressori che fuggono dall'hotel. All'interno, affronta Allen, che usa Sara come scudo. Lo straniero ferisce Allen, che fugge nel fienile e si allontana a cavallo, ignorando la richiesta di Callie di raggiungerlo. Lo straniero risparmia Callie mentre fugge. Il trambusto attira gli abitanti della città. Belding rivela inavvertitamente di essere a conoscenza dell'attacco pianificato, facendo arrabbiare lo straniero, che ordina di scavare delle tombe per i defunti. Drake cerca di assicurare allo straniero la sua innocenza e rinegozia il suo soggiorno con un bonus promesso, che lo straniero aumenta. Nonostante lo scetticismo di Drake sul pagamento, lo straniero insiste che sia lui che Belding aiutino a scavare le tombe, dimostrando di aver sentito e di disapprovare i loro dubbi privati. Dopo l'attacco all'hotel, Sara dice allo straniero che non c'è un posto dove possa dormire se non nella sua stanza. Lui la conduce dentro nonostante le sue proteste. Nella loro stanza, Sara cerca di difendersi con le cesoie, temendolo. Lo straniero respinge provocatoriamente le sue paure e le fa delle avance, ma alla fine dichiara di aver bisogno di riposo invece di perseguirla ulteriormente. Quando lei oppone resistenza, lui la sopraffà, provocando un bacio forzato prima che lei smetta di resistere. La mattina dopo, Sara e lo straniero condividono un momento di calma. Sara parla di Jim Duncan, un uomo sepolto senza nome, e mette in guardia lo straniero sui pericoli di far paura alle persone. Lui risponde che la paura viene da dentro. Al cimitero, i cittadini finiscono di scavare le tombe mentre lo straniero lavora a un cartello. Sotto la sua direzione, Mordecai dice a tutti di iniziare a dipingere la città di rosso, con conseguenti lamentele ma nessun rifiuto. Quando i cittadini accettano a malincuore, è chiaro che la città assomiglierà presto all'inferno. Questo viene confermato quando viene rivelato il cartello dell'estraneo, che dipinge Inferno sopra Lago. Lewis informa Sara di una riunione cruciale, ma lei si rifiuta di partecipare, disgustata dai loro vicini. Lewis spiega che Duncan è stato ucciso per aver scoperto l'ubicazione illegale della miniera su un terreno governativo, giustificandola come necessaria per la sopravvivenza della città. Sara decide di non poter rimanere in un posto con una simile morale e progetta di andarsene. Nel frattempo, Bridges e i Carlin trovano un Allen indebolito fuori città. Cercano di costringerlo a consegnare la combinazione della cassaforte, offrendo in cambio acqua e ombra. Allen si rifiuta e li maledice. Quando le minacce falliscono, Bridges lo uccide, decidendo invece di usare la dinamite sulla cassaforte. Lo straniero tende un'imboscata a Bridges e ai Carlin da un crinale, prima con un colpo di fucile, poi usando la dinamite per confonderli e disorientarli. Nonostante i loro sforzi per reagire, non riescono a individuare l'aggressore, che riesce a ferire Cole e a tenerli sotto pressione con esplosivi e spari. Scambiando lo straniero per qualcun altro, tentano di negoziare, ma senza successo. Dopo aver resistito all'attacco, giurano di vendicarsi di Lago. Tornando a Lago, ora completamente dipinta di rosso, lo straniero avverte Mordecai che i loro avversari si stanno avvicinando. Mordecai informa la città, compresi gli uomini ansiosi del saloon, di prepararsi allo scontro. Lo straniero chiede al garzone di segnalare l'arrivo di Bridges e dei Carlin suonando la campana della chiesa. Mentre Bridges e i Carlin si avvicinano a Lago, lo straniero, vestito con il suo cappotto, beve con disinvoltura nel saloon nonostante l'ansia degli altri. Mordecai si chiede cosa succederà dopo il loro piano e lo straniero dice che dovranno convivere con le conseguenze. All'esterno, con tutti al loro posto sotto lo striscione Welcome on Boys, Mordecai apprende che deve dare il segnale per l'azione.
Mentre la campana della chiesa inizia a suonare, segnando l'arrivo dei loro nemici, lo straniero lascia la città sul suo cavallo, lasciando che i cittadini affrontino da soli l'imminente scontro. Quando Bridges e i Carlins vedono lo striscione di benvenuto, entrano aggressivamente al lago, sparando e provocando il caos. Nonostante l'ordine di Mordecai di reagire, i cittadini vengono sopraffatti. Sam e alcuni difensori vengono messi fuori combattimento e il garzone viene colpito mortalmente. Stacy uccide Drake vicino al lago. Di notte, gli aggressori dominano i cittadini demoralizzati nel saloon. Quando Kel chiede chi ha teso l'imboscata, lo straniero interviene con una frusta, trascinando Kel all'esterno e ponendo fine alla sua vita. Il rumore dello scontro sconvolge tutti i presenti. L'incontro si conclude con lo straniero che getta la frusta insanguinata nel saloon, lasciando i cittadini e gli aggressori rimasti sotto shock. Stacy chiede a tutti di vedere il corpo di Kel, ma la ricerca dell'aggressore è infruttuosa finché una finta dinamite non spaventa tutti. Con i cavalli scomparsi, Stacy e Dan cercano con cautela, finché Dan viene improvvisamente impiccato dallo straniero. Mentre Stacy reagisce, lo straniero lo inganna e poi lo affronta, sparando alla pistola di Stacy e poi a Stacy stesso quando viene sfidato. Belding tenta di sparare allo straniero da dietro, ma Mordecai interviene, salvando lo straniero con un colpo tempestivo. Lo straniero riconosce Mordecai e lascia la scena. Il giorno dopo, lo straniero vede Sara lasciare la città e si riconoscono. Al cimitero, lo straniero e Mordecai condividono un ultimo momento senza rivelare il nome dello straniero. Mordecai rimane a incidere una lapide per lo sceriffo Jim Duncan mentre lo straniero se ne va, scomparendo all'orizzonte. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.